C'erano una volta due paesi divisi da un torrente. Erano vicini, ma erano anche molto lontani, a causa di una rivalità esistita da sempre. Due comuni diversi, due piazze diverse, due chiese madri diverse, due santi protettori diversi, due feste patronali diverse. Anzi, ciascuno desiderava primeggiare sempre sull'altro. Canneto e Montrone, questi erano i nomi dei due paesi, erano come cane e gatto. Ed anche gli abitanti non si potevano sopportare. Nel 1922, Benito Mussolini, in qualità di capo dello Stato, impose loro di diventare un unico paese chiamato Adelfia, cioè Fratellanza. Per favorire ciò, si dette ordine di costruire un ponte sul torrente Picone, che separava i due paesi. Ma la rivalità tra le due frazioni non si spense e gli abitanti continuavano a guardarsi di traverso, attraverso il torrente, senza mai attraversare quel ponte. Recentemente il sindaco di Adelfia, per favorire l'unione tra le due frazioni, ha ordinato la costruzione di una pista ciclabile per collegare Canneto e Montrone con un itinerario da 8. Il circuito collega i punti più significativi di entrambi, le due porte con l'orologio, i due monumenti ai caduti, le due vecchie municipalità ed infine la pista ciclabile che costeggia il torrente, divisione ed unione tra le due parti. La forza di unione di questa pista ciclabile si è maggiormente evidenziata con la petizione firmata da entrambi i gruppi cittadini, prevalentemente commercianti, per bloccare la costruzione poiché riduce il parcheggio per le auto. Ma sapete qual è la cosa che mi ha maggiormente stupito? Proprio il ponte, storico elemento di unione tra le due frazioni. È sprovvisto di pista ciclabile. Arrivati al ponte, la pista si interrompe. E allora?